Questo numero di TV Sorrisi Canzoni, numero 14 del 26 marzo 2024. L'attrice siciliana è la protagonista con Giorgio Marchesi. Scusate. Della nuova fiction di Canale 5. Vanina, invece quest'ora Catania. Nella quale è una poliziotta ruvida ma piena di fascino. Tutti innamorati di Giusy Buscemi. Il mese solare. Questi continuano a far casino e andiamo avanti così. Via l'editoriale di Aldo Vittari. Una delle mie passioni è l'ora legale, che come leggete nel bollo qui a fianco. Torna nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua. La trovo un'invenzione meravigliosa, che va a sconvolgere seppur di poco lo scorrere del tempo. Qualcuno dirà: non esageriamo, in fondo si tratta soltanto di cancellare 60 minuti e abbandonare per qualche mese la vecchia e noiosa ora solare. Infatti, se devo essere sincero, a me un'ora sembra poca. Proverei a vedere che cosa succede con le 2 ore legali, posticipando ancora di più l'arrivo delle tenebre. Anzi, io sarei per il giorno legale, ma che dico il giorno, il mese legale? Pensate, vorrebbe dire. Scusate. Pensate, vorrebbe dire che ora saremmo già quasi a maggio, a un passo dall'estate, e giocando col tempo, all'arrivo del settembre legale si potrebbe tornare indietro di un mese e ritrovarsi nel secondo agosto dell'anno. Un'estate senza fine, poiché sono un pasticcione. Quando arriva il momento devo sempre concentrarmi su come spostare le lancette. Una volta invece che in avanti mi capita di spostarle indietro. Trovandomi così con ben 2 ore di ritardo rispetto al resto del mondo, vedendo la gente pranzare nei ristoranti a quelle che per me erano le 11 del mattino. Pensai che a Milano fossero impazziti, ci mise un po' a capire che il mio rimbambimento era solare. La posta dei lettori, le gaffe perdonabili e lo stile di Fiorello. Caro direttore, sono curioso di sapere la sua opinione sull'episodio che ha coinvolto il giornalista del TG2 Pier Giorgio Chiacovazzo, che al termine di un servizio in cui Fiorello cantava con la figlia Angelica di 17 anni, credendo di non essere più in onda, ha commentato: ora questo avrà 12 trasmissioni. Riferendosi naturalmente alla fila di Fiorello, ma perché in Italia bisogna sempre pensare che tutto funzioni per raccomandazioni? E soprattutto, è davvero così? Chi caparma? Benin, che figlia che c'ha Fiorello, cazzo! Cara Chica, parto dalla fine della sua lettera e dico subito che penso che il fenomeno delle raccomandazioni sia ormai veramente marginale. I giovani lo sanno. Per emergere ci vogliono impegno e determinazione, mentre le conoscenze nel lungo periodo servono a poco.
Detto ciò, voglio invece sottolineare la reazione di Fiorello, che ha dimostrato ancora una volta che tipo di persona sia. In un video che ha postato, ha detto subito di essersi chiarito con il giornalista e auspicava che la RAI non prendesse alcun provvedimento disciplinare. Ha spiegato che una battuta poco felice può scappare a tutti e soprattutto ha aggiunto con suo spirito paradossale. Che se si sentissero i suoi fuori onda, finirebbe addirittura in galera. Credo che questa considerazione possa valere per molti, e mi ci metto anch'io. Nelle conversazioni private si scherza, a volte magari si esagera, ma non si può giudicare un uomo solo da questo. E poi per fortuna ci sono persone come Fiorello che con una battuta sdrammatizzano tutto. Direi che per il momento può andare bene così. Alla prossima.